c'è il sindaco Claudio Guccioni. Come va questo carnevale? Ma pare molto bene, tanta gente, si diverte, i bambini ma anche gli adulti, per cui va bene. Molti bambini infatti vediamo che si divertono, gli adulti, forse più dei bambini. Tanti bei carri, da dove vengono? Ma vengono qua dai comuni qui vicino e diciamo che è una collaborazione fra più paesi per realizzare questo carnevale oggi. La seconda edizione però nulla che a invidiare agli altri paesi, quelli con più esperienza, vero? No, certo, qui sono stati molto bravi a organizzare, tra l'altro il circuito, questo anello qua si presta anche molto bene, con questa strada abbastanza larga, con spazi anche ampi, per cui c'è spazio per la gente che c'è. Un bel lancio di dolciumi, non solo caramelle ma anche cioccolatini. Ho visto anche le uova di Pasqua. Beh, insomma, quest'anno Pasqua è bassa, per cui ci sta, insomma, ecco, va bene anche quello. No, ho visto un getto molto ricco che contribuisce a rendere anche più interessante il carnevale per tutti quelli che partecipano. Va bene, noi la ringraziamo e buon carnevale. Grazie, anche a lei, salve. Tra gli organizzatori di questo carnevale c'è il comitato di Villafranca e la bocciofila metaurense. Con noi abbiamo il presidente della bocciofila. Come sta andando il carnevale? Beh, sta andando abbastanza bene, anche perché era una, diciamo, una scommessa la nostra. Siamo partiti l'anno scorso in sordina, questa è la seconda edizione. Abbiamo aumentato un carro rispetto all'anno scorso, che erano tre, ne abbiamo messi quattro. E il quarto carro è stata una nostra volontà, cioè inserire i bambini delle scuole elementari, la prima, seconda, terza, quarta e quinta elementare, dei due plessi, saltare calcinelli. Un totale facciamo salire sui carri 120-130 bambini. Quindi è un carro giovanissimo ed è quello dei Puffi. Ed è quello dei Puffi, è il primo, è quello che apre un po' la sfilata, è quello che apre la sfilata con le loro musiche caratteristiche dei Puffi, e i bambini che ho sentito che adesso li ho aiutati a salire e a scendere si sono divertiti tanto ed è stata una cosa molto molto piacevole, insomma. I piccoli fanno anche un cambio di guardia perché sono tanti, abbiamo visto Gargamella, insomma è un bel carro. Abbiamo sul carro il grande Puffo con tre grandi Puffi che poi sono un po' di guardia o di attenzione ai bimbi, ma i bimbi non hanno bisogno di essere guardati, bravi degli adulti. Sono molto più bravi, più ordinati e attenti dei grandi, perché quando gli hai detto una cosa perlomeno la rispettano e la fanno. E niente che dire, devo dire il solito applauso e ringraziamento agli sponsor che ci danno una mano, al comune che con il patrocinio, il comune di Saltara che con il patrocinio ci dà una mano, poi quello che va ringraziato è le mie donne, le donne che hanno cucito tutti i vestiti, perché tutti i vestiti dei Puffi li abbiamo fatti tutti noi, e noi, le nostre donne del bocciodromo, e hanno lavorato veramente tanto. Un ringraziamento va anche a tutte le collaboratrici e educatrici, le responsabili delle classi che hanno fatto modo di avere questa bella presenza con i ragazzi, e anche particolare al comitato La Scuola Mi Riguarda, che veramente ci hanno sostenuto. In ultimo un grande grazie a Gianluigi Piastra, che è quello che ha messo tutto in sicurezza, il territorio, i carri e tutto quant'altro. Noi vediamo quindi... Ah, giusto, c'è anche un'altra cosa, sì, da dire, la presenza degli altri carri. Certo, da dove vengono? Allora, il nostro carro, abbiamo parlato solo dei Puffi perché vabbè... Beh, diciamo, è il più fresco, sì. Però poi c'è la Lumaca Turbo, che è sempre di Calcinelli, del comitato Villafranca. Poi abbiamo quello di il Pit Merville di Montefelcino e la carica dei 101 di Monte Montanaro. Quindi sono quattro carri e piano piano, il prossimo anno ne inseriremo un altro, un quinto, vedremo poi da dove arriverà, da che paese o da che coinvolgere, ecco, più paesi, più gente, comunque già di gente ce n'è parecchia e vediamo che si divertono anche. Non mi sono reso conto, dopo salgo su un carro e faccio un giro, vedo anch'io quanta gente c'è, perché così non mi so rendere conto, insomma. Benissimo, allora buon carnevale e alla prossima edizione. Vediamo più che altro il tempo che tenga. Sì, senz'altro, poi quando ci sono i bambini porta sempre bene. Sì, va sempre bene, difatti io dico che quando si fanno queste cose c'è sempre il sole, ma se non c'è il sole in alto c'è nel cuore, quindi va bene sempre. Va sempre bene, okay, la ringrazio. Grazie a lei, grazie a voi.